Ciao amici, buon salve, sono tornata sul canale dopo diversi mesi di assenza e video così e volevo iniziare una serie di studio vlog che mi piace un sacco guardare e sono anche molto carini un po' per aggiornare sulle cose che si fanno. Questa è la situazione della mia scrivania e volevo farli sia in italiano sia in inglese se riesco. Ovviamente parto l'italiano perché è più semplice. Niente, così per aggiornarvi un po' su quello che faccio, progettini che porto avanti, cose così. Ho cambiato la disposizione dei mobili. Se mi seguite da tanto tempo, ricorderete un'altra disposizione. Io ogni tanto, cioè, sono tipo il mio laboratorio è come la sala, quella di Harry Potter, che è dove cambiano le scale, no? Uguale, cioè l'unica cosa che è rimasta fissa dov'è perché non la posso spostare è l'armadio, il resto l'ho modificata in base al mood e alle cose. Qua ho messo praticamente l'arella con i vestiti che ora è vuota perché sono appena tornata dalla vacanza, anche se in realtà ho solo quelli che uso di più, insomma. Qui gli altri sono nell'armadio. La scrivania l'ho rimessa là, quella lì operativa. In realtà per un periodo stavo usando questa qui, perché mi piace di più la vista. Ho fatto questo angolino, però in realtà era un po' stretta. Poi la volevo usare per gli elettrodomestici, perché sia questo sia la friggitrice, anche se in realtà non sto cucinando qua. Poi c'è la mia libreria colorata. Ho rimesso la vetrinetta qua, che in realtà è un po' in mezzo alla casa. Però mi piace perché crea privacy con il letto, se sì, ci sono cose varie sul letto. E poi ho messo, beh, la televisione che in realtà è un soprammobile, che non è mia, me l'hanno rifilata qua ma la vorrei levare perché in realtà non l'accendo mai. Qua ho messo la cosina del beauty, qua c'è una presa che andrebbe chiusa. In realtà qua vorrei rimettere la pianta perché mi piaceva tantissimo, solo che ora sta fuori perché fa più caldo, quindi è stata fuori. Vorrei rimettere un po' di piante perché così mi sembra un po' vuota, anche perché non mi piace che sia troppo vicino alla cucina, cioè vorrei comunque un modo di separare. Io qui sotto ho solo queste due stanze e quindi non ho altri posti dove mettere le cose. Comunque, tornando allo studio vlog, ho un po' di cosine che voglio fare. Ho comprato i gouache, che sono le tempere, queste sono un po' meglio rispetto a quelle che usiamo a scuola. Ho comprato sia queste qua di Montmartre, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 colori, e sia queste qua che ho visto trovato su Amazon, Art Gouache si chiamano, che sono tutte dei toni pastellosi, che come potete sapere sono i miei preferiti, i toni pastello. Qua ci sono gli Hue, e poi mia cugina mi ha regalato per il diploma i Pro Marker. Io felicissima di avere finalmente i Pro Marker Brush, che ora sono un po' lì, un po' qua dentro, perché li ho portati al mare. Tra l'altro ho fatto una cosa molto molto carina nel lido dove eravamo, me li sono portata e questa era una cosa che avevo in mente da fare già a Firenze, avevo provato ma a Firenze non c'ero riuscita in realtà, perché a Firenze cosa era? A Firenze praticamente cos'era questa cosa? Semplicemente disegnare le persone che stavano lì passando, che lavoravano, che avevo visto fare da un ragazzo che faceva i ritratti disegnati a matita. Io volevo fare i figurini con il vestito e quindi, scusate, c'ho il fiatone. E quindi praticamente volevo fare, cioè, volevo fare la stessa cosa ma col figurino di moda, con il vestito che indossava una ragazza che stava lì ferma in un punto. E a Firenze in realtà non ci sono riuscita perché appunto dove mi sono messa io non c'era nessuno che stava fermo in un punto. E non l'ho pensato di farlo con una cameriera o una persona che lavora in un negozio, non so perché non mi è venuto in testa. Qui dove sono andata praticamente in vacanza al Lido c'era una ragazza che stava lavorando nel Lido e diciamo ne eravamo in un momento dopo pranzo, quindi ci siamo messi là sul Lido dopo pranzo a prendere il caffettino, e io ho preso la crema di caffè in realtà perché il caffè così non lo bevo perché sennò non dormo. E quindi la mia amica si è messa qua a prendere il caffè mentre aspettavamo, insomma, l'ora per fare il bagno, l'ora un po' meno calda. Siamo state là e io ho tirato fuori i miei attrezzi del mestiere, ovvero questi e
che mi sono portata, li avevo tra l'altro anche già divisi per colore, per sfumatura, ho fatto questa cosa. Vorrei fare un video con le sfumature per blendarli. Li avevo già diviso, ovviamente non mi sono portata tutte le possibilità, ho portato giusto qualcosa, tipo quelli erano capelli, poi ho... Beh, questi in realtà non avevo gli elastici, però erano, diciamo, questo è il celesti, comunque celesti, viola e menta, verde e menta. E quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente disegnato la ragazza che stava facendo le pulizie del dito, che era, diciamo, lei aveva un vesto più particolare sotto al grembiule. E quindi l'ho fatto lei, così era, mi stava simpatica. Sì, no, in realtà era semplicemente perché lei aveva il vestito più interessante a livello di disegno. E quindi niente, l'ho disegnato, poi alla fine sono stata là mezz'ora, gliel'ho regalato ed è stato molto carino. Tra l'altro lei, poi le ho scritto il tag dove trovarmi su Instagram e l'ha ripostato mettendo anche la sua foto, quindi un sacco bellino, mi è piaciuto un sacco come cosa, credo che sia anche bello per chi lo riceve, comunque, cioè lei stava là a fare le pulizie, a lavorare e poi così all'improvviso si è ritrovata un regalino del disegno di lei con il vestito, credo sia molto carino anche riceverlo e quindi questa è una cosa che volevo fare a Firenze. E mi piaceva proprio l'idea di andare in piazza, cioè nei punti dove si può andare gratuitamente, perché ci sono dei punti, ci sono dei punti fissi o variabili nei posti più turistici, quindi tipo Ponte Vecchio, sotto il Duomo, che se non sbaglio sono a pagamento e sono fissi, cioè devi proprio partecipare al bando e li cambiano ogni 4 anni. Poi ci sono alcuni punti mobili. Questo c'è scritto sul sito del comune, non vorrei darvi informazioni sbagliate, ma andate là e lo vedete. Ci sono dei punti mobili, anche in queste postazioni, che si pagano, se non sbaglio, sulla cinquantina di euro. Però sono appunto nei punti più turistici e si può partecipare, devi solo fare la domanda. E trovano. Questo me lo disse una ragazza che faceva parte di un'associazione che si chiama Creative People Influence, molto molto carina. Se siete a Firenze ve la consiglio, se siete appunto degli artisti o comunque vi piace l'artigianato, vi piace l'arte, vi piace disegnare, dipingere e cose. Loro facevano degli incontri mensili proprio per fare community tra gli artisti creativi. E questa ragazza, lei partecipava a queste postazioni e vendeva i suoi disegni su Firenze, molto bellini. E la cosa è che lei, la cosa che mi ha colpito tanto, e poi ci sono anche quelle gratuite, questo non vi avevo detto, è importante, che sono in realtà basta semplicemente prenotare il posto. Sono gratuite, però ovviamente sono in posizioni meno turistiche. Se non sbaglio c'era una a Piazza dei Giombi, che era lì dove mi ero messa, e devi semplicemente cliccare e prenotare e lasciare solo il tuo nome. Quindi comodissimo, molto carina questa cosa. È ottimo come l'hanno organizzata perché appunto dà la possibilità agli artisti di farlo e farlo in maniera legale. Quindi con delle postazioni fisse dove puoi farlo gratis, dove puoi farlo a pagamento e ovviamente dove ci sono più turisti e farlo in maniera appunto dove non ti fanno, cioè ti devi prenotare ovviamente e si può fare. E niente, questo. Quindi tutto questo per dirvi che volevo fare questa cosa a Firenze, ma non c'ero riuscita. E appunto l'ho fatta poi al Lido, è stato molto molto sfizioso farlo, mi piacerebbe rifarlo. Mi piacerebbe anche fare proprio gli eventi live nei negozi, quindi disegnando le persone che vengono con gli abiti che magari indossano. Penso di volerlo proporre a qualche negozio qua. Sicuramente Firenze era una piazza più adatta per questo. Qua devo provare. Magari nei negozi dove vado più spesso. È un'idea carina, mi piacerebbe farlo. E poi vorrei tornare a fare dei mercatini di artigianato perché mi piacerebbe anche fare un esperimento apro un negozio su Etsy, io ho già un negozio su Etsy di armocromia, però ne vorrei aprire un altro dove vendo proprio tutte le cose che faccio io, solo però cose digitali, perché le cose tangibili
Vorrei venderle comunque nei mercatini e soprattutto perché non vorrei spedirle, non mi piace proprio stare là, impacchettare, fare, poi se una persona non piace te la devi rimandare indietro, insomma non mi entusiasma la cosa di vendere le cose online, preferirei farlo appunto nei mercatini di artigianato dove le persone lo vedono, lo toccano, se lo comprano. Dopo averlo visto, però vorrei appunto vendere dei prodotti digitali che possono essere sia appunto le stampe digitalizzate e sia sia non so, tipo grafica per i social media, grafica per i brand, brand beauty, fare proprio tutto il branding per cose sia già pronti e sia uno solo, tipo. Che ne so, creare proprio il pack per dei prodotti beauty, il naming, la brand identity, la palette, la mood board, tutto il resto, in modo che una persona può comprarla già fatta, fare quelle OAK, cioè one of a kind, che uno se la compra una volta ed è solo sua, che ovviamente avrebbero un prezzo maggiore, e fare quelle invece che sono personalizzabili su Canva. Dove ognuno si mette il suo nome, però appunto le rivenderei e non sarebbero in esclusiva, quindi questo le ho già viste su Etsy e penso che si vendano anche. Vorrei fare questo. E il negozio si chiama semplicemente Studio Alexia o Alexia Cafè, non lo so, ma penso Studio Alexia perché in realtà Alexia Cafè l'ho usato per quello che è il mio attuale negozio e ahimè ho scoperto che non posso usare lo stesso nome, cioè il nome una volta messo non lo puoi riutilizzare. Dovrei provare a chiamare l'assistenza perché magari essendo la proprietaria io stessa forse si può fare. Non lo so, però va bene anche studio Alexia, insomma. E poi vorrei vendere sempre i prodotti digitali, cioè sempre i disegni, quelli ovviamente più carini, venderli sì, maniera, sì, oggetti, però messi su Society 6 o Redbubble, in modo che comunque io non mi devo occupare della spedizione e della logistica, della creazione. Però anche là io ho fatto un negozio su Redbubble, così con qualche prova giusto per vedere, però vorrei comunque avere dei campioni per rendermi conto poi della qualità. Niente, questi sono un po' i progettini del futuro, vorrei approfondire anche Atelier Cromatico. Poi niente, stavo praticamente facendo questo qua, questo sketchbook che ho comprato da Tiger, dove volevo sperimentare un po' appunto con i gouache, però io ho un problema con i colori che ho nei pennelli, diciamo. Sono molto più facile da gestire i Promarker e gli Yohoo. Però è ormai una battaglia tra me e loro, cioè io vorrei fare questa challenge di fare un disegno al giorno, comunque ogni 2-3 giorni, cioè di riuscire a essere costante, proprio per vedere se ci sarà un miglioramento tra l'inizio e la fine. Io sono molto ovviamente più brava a disegnare in digitale, dico ovviamente perché con Procreate è molto più facile da gestire il colore, il disegno. E ovviamente poi quando vai sul tradizionale e fai schifezze, cioè. Ti vergogni anche a farle vedere, ecco. Però secondo me è anche interessante far vedere le cose brutte, cioè far vedere proprio il journey tra il prima e il dopo, perché è la pratica che rende perfetti, come dice qualcuno. E vi devo dire che sui figurini di moda, magari lo farò un video, l'avevo fatto se non sbaglio un video, forse uno short se non sbaglio, non so se l'avevo pubblicato qua, comunque l'avevo fatto dove facevo vedere l'inizio, cioè i miei primi figurini e quelli che faccio adesso, e vi assicuro che la differenza si vede. Poi va bene, nel mezzo ho fatto anche il corso di fashion design, però devo dire che sul disegno comunque abbiamo fatto qualche lezione, cioè è proprio la pratica che mi ha reso, cioè mi ha fatto migliorare. Quindi vorrei fare la stessa cosa con questo. Vorrei rifare anche il bullet journal, insomma ho scritto una serie di videti che voglio fare. Vorrei fare anche questi qua che vi ho fatto vedere, di Miss Creamy Creamy, i giornali eserciziari, mi inizia a far male il braccio, eserciziari. Quasi quasi faccio questo qua degli acquerelli, dovevo fare il disegno del Festival di Venezia, un outfit, un figurino di Venezia, però. Ho già fatto quello di Bridgerton, quindi forse è il caso di fare un'altra tipologia di video, il prossimo video. Non lo so, potrebbe essere carino. E anche con gli acquerelli, con i watercolor, quindi sarebbe bello vedere se il primo e dopo, quindi
Questo l'avevo fatto a Firenze, l'avevo portato di Art with Love, che è una fondazione dove puoi andare a fare i disegni. È un posto troppo bello, ve ne avevo già parlato, dove praticamente puoi andare, non devi portare niente, ti danno loro tutto il materiale, ci sono anche delle lezioni gratuite di pittura a olio, che diciamo lo scopo è quello di continuare l'arte rinascimentale, però in realtà puoi disegnare quello che vuoi, quindi tu vai lì in questo posto fantastico. Ti danno tutto il materiale, c'è tutto il materiale, tele, colori, è tutto gratis, tutto gratuito, è bellissimo. Cioè si respira proprio arte, questo posto è stupendo. Se capite a Firenze andateci, non è proprio in centro, è un po' più fuori mano, però è un posto bellissimo. E il sabato fanno live sketching, quello è offerta però. E il martedì mattina facevano le lezioni di pittura a olio. Io ho iniziato, poi vabbè, avevo le lezioni in accademia ovviamente, non sono più riuscita ad andare. E quindi niente, mi sa che faccio questo. Poi dopo questo vorrei fare anche gli horror bar. Poi la cosa bella è che praticamente io volevo quello dei disegni, no? L'ho comprato, però vabbè, questo è spaccato un po', non ci fate caso, quello coloro. Ho comprato, ho detto, oh che bello, questo celeste è più carino. E non mi sono accorta che in realtà quello celeste era quello del lettering. Quindi sono arrivato e ho detto, no, ma questo è quello del lettering. Non è quello del disegno, no, è adesso. Però in realtà mi piace anche il lettering, quindi farò anche quello. E poi quello del disegno, però lo so che la creatrice non sarà d'accordo con questa cosa. Però vorrei riempire prima questo qua, questo di Tiger, che è un po' più bruttarello con i gouache. E poi passare a questo qua, l'Horror Va qui, perché lo volevo fare bello, non lo vorrei rovinare. Che poi in realtà lo potrei anche fare brutto e comprarne un altro e impegnarmi di più. Però ecco, vorrei fare prima un po' di pratica su questo qua di Tiger, prima di fare proprio questi. Poi tra l'altro lei ha mandato anche una newsletter quando ti arriva il prodotto. Non so se è per tutti o se ti arriva solo quando compri il prodotto, ma ti arriva la newsletter con gli esempi di artiste che hanno fatto i disegni in collaborazione. Troppo belli, infatti li devo andare a recuperare. Va bene, ho parlato per 300 minuti, direi che ne avevo di cose da dirvi. Non vi ho parlato dei progetti che sto facendo in questo momento, in realtà. Vabbè, uno è anticromatico, quello sull'armocromia. Quindi niente, ho fatto questo corso con Elisabetta Di Pilato, che si chiama Lifestyle Editor, che è sempre però riguardo armocromia, body shape, facial shape, e c'è anche una parte che non avevo fatto che mi interessava tanto, sulle essenze dello stile, che secondo me si presta tantissimo proprio a questa scoperta dei colori, della personalità, dei colori che ci piacciono, delle stagioni dell'anima che avevo fatto io. Quindi vorrei tornare a lavorare su tutte queste cosine e iniziare a chiedere anche delle collaborazioni nei negozi. Quindi mi piacerebbe iniziare a fare anche qualcosa di concreto, oltre a lavorare online sui prodotti digitali, che diciamo sono il modo più pratico e semplice per me, perché appunto mi metto al computer e creo, però vorrei fare anche qualcosa dal vivo, perché ovviamente sì, io faccio anche consulenze digitali in asincrono, però dal vivo le consulenze sono più belle, sono tutta un'altra cosa. Però non è semplice per me, cioè devo trovare, sono tornata qua in Basilicata da poco, non so in realtà nemmeno se voglio rimanere qua, sono tornata per l'estate perché faceva caldo a Firenze, non so dove andrò a mettere tenda, sinceramente, non lo so se rimarrò qua o mi sposterò. Però comunque qualcosa su nei dintorni vorrei farla, se anche con negozi con cui magari ho collaborato in precedenza, comunque ho fatto delle cose, vorrei comunque provare a proporglielo, quindi vediamo. Anche una profumeria con cui avevo lavorato, ho collaborato, mi ero trovata bene. Bene, questo era il primo studio vlog lunghissimo, dove ho chiacchierato, ci vuole l'accorciabrò, in 3 minuti potevo dire tutto, ma il bello di YouTube è proprio questo, che i video fanno compagnia, quindi spero di avervi fatto compagnia e ci vediamo nei prossimi. Ciao! Iscrivetevi al canale, mettete like, salvate il video, fate tutte queste cosine che mi servono per continuare a girare i video. Ah, e mi raccomando, se non vi siete ancora stancate di sentirmi parlare o di vedere quello che faccio, guardate il prossimo video. Bye bye!